per quello che mi riguarda, come curatore, vorrei semplicemente dare qualche dettaglio su come questo libro è nato e come si è costruito inaspettatamente fra le mie stesse mani, prima di cedere la parola all'amico Stelio, che sicuramente dirà qualche cosa di più focalizzato sul merito della questione. Conoscete, credo, tutti la figura di Thomas Edward Lawrence, più noto come Lawrence d'Arabia, che tutti abbiamo nell'iconografia della nostra mente raffigurato in queste vesti, o ce lo ricordiamo nell'effigie che ne ha dato Peter O'Toole nell'omonimo film, che è stato uno dei grandi successi del cinema hollywoodiano, una delle più riuscite operazioni commerciali di biografia in film. In realtà, Thomas Edward Lawrence, il Lawrence che qui è preso in esame, era durante la prima guerra mondiale un ufficiale dell'esercito britannico, abbastanza sui generis, ma un ufficiale che si trovava sul campo di battaglia, sul campo di guerra. E la sua attività segue passo per passo l'evoluzione, la nascita, lo sviluppo e il finale successo, il finale trionfo della rivolta araba cosiddetta, ovvero sia di quella rivolta che a partire dalla fine del 1915 all'inizio del 1916 materialmente scende in campo all'interno di quella che oggi è l'Arabia Saudita e da quelle località si spinge poi su a nord fino a incrociarsi con l'esercito britannico in Palestina e arriva vittoriosa a Damasco, sconfiggendo i soldati dell'impero turco e dell'impero ottomano. Questi per sommi, molto sommi capi, fatti storici, ma in realtà la cosa che era importante è che l'esercito inglese si muoveva come una collaudatissima macchina, non solo da guerra, ma anche macchina di informazione e di propaganda. Gli inglesi si rendono conto immediatamente dell'importanza della comunicazione sia all'esterno ma sia anche all'interno fra le diverse parti dei reparti militari e mettono in piedi, come accade anche sul teatro di guerra europeo, una macchina informativa capace di far conoscere agli ufficiali superiori fino al più alto grado, fino all'ufficio della guerra, fino al consiglio di guerra, fino al re in Inghilterra, quello che sta succedendo e le decisioni che ci sono da prendere. Tutto questo richiedeva una capillare quantità neanche immaginabile oggi, forse, di informazioni. Siamo in un periodo in cui non c'è ancora in maniera così efficace l'uso della radio sul campo, ci si basa sul telegrafo, il telegrafo senza fili muove i suoi primi passi, non c'è la televisione, non ci sono i telefonini, è tutto basato su quello che si riesce a scrivere. Quindi gli ufficiali sul campo erano tenuti a inviare quotidiani, o almeno il più possibile frequenti, rapporti su quello che stavano facendo per informare i propri superiori e dire come stavano andando le cose, come andavano le cose, ci si basava su questo. Dicevo prima, poi te parlavamo tra di noi, che se ne ha una difficile idea della massa di materiale che è stata prodotta in questi mesi. Solo i documenti, per farvi un ordine di grandezza, solo i documenti del cosiddetto War Office, l'ufficio della guerra, nel periodo della prima guerra mondiale, se li si dovesse mettere uno accanto all'altro e che sono adesso conservati, quelli che si sono conservati, poi qualcosa è andato distrutto, che si sono conservati negli archivi nazionali di Londra, metterli in fila uno dietro l'altro sarebbero più di 14 miglia di documenti. Il che vuol dire che ogni ufficiale mandava i suoi rapporti, ogni ufficiale a lui superiore li verificava, li confrontava, li faceva proseguire nella scala gerarchica sempre più in alto, fino alle parti decisive. Lawrence sapevamo che aveva scritto dei rapporti segreti, da questo punto di vista dico segreti perché durante la guerra questi rapporti dovevano essere non intercettati dal nemico, e li aveva trasmessi. E alcuni di questi erano stati pubblicati durante la prima guerra mondiale a stampa su una pubblicazione della prima guerra mondiale, che era il cosiddetto bollettino arabo, Arab Bulletin, famoso, bollettino arabo diventato famoso poi,
è il primo esempio di una rivista per gli ufficiali nella quale si davano informazioni su cosa stava succedendo, sul teatro di guerra, su quello che accadeva sul campo e su tutto quello che circondava questo contesto, compresa la propaganda bellica e politica che facevano gli avversari, compreso tutto. Lorenz scriveva per questo bollettino che aveva ideato in prima persona, e questo bollettino girava in un numero limitatissimo di copie, 25 copie per ogni stampa, quindi solo agli ufficiali e ai membri del Ministero degli Esteri di più alto grado per sapere cosa stava succedendo. Questo bollettino dura dal 14 al 18, con la fine della guerra finisce, non c'è più bisogno, le cose prenderanno poi un'altra piega, continuerà il lavoro di informazione ma su altri registri, e sapevamo che Lorenz aveva contribuito in larga parte a questo bollettino. Il fratello di Lorenz, dopo la morte di Lorenz nel 39, Lorenz muore nel 35, come sapete, in un disgraziato incidente con una motocicletta, il fratello di Lorenz aveva pubblicato un'edizione di questi rapporti basandosi su quello che era stato appunto stampato sul bollettino. Ne poteva fare diversamente, perché all'epoca, nel 35, questi documenti erano ancora coperti da segreto di Stato. Non si potevano divulgarli. Man mano che poi si è andati avanti, questo materiale, che è stato tradotto e pubblicato in inglese come I dispacci segreti di Lorenz d'Arabia, ed è stato tradotto anche in italiano e ha girato in varie edizioni, tuttora è disponibile, riportava quello che sapevamo che fosse stato stampato su quel bollettino. Inizialmente io ho pensato che la traduzione italiana poteva essere in qualche modo migliorata e mi ero messo nell'idea di migliorarla ritraducendoli, sostanzialmente partendo da quelli che io sapevo essere quelli a stampa. C'erano alcune cose che non mi piacevano, ma al di là dello stile c'erano anche alcune inesattezze, perché il traduttore non era esperto di cose militari, o almeno non di quella campagna, l'aveva tradotto Cino Boccazzi, che era un esploratore più che altro, e c'erano diverse sfasature. Per farvi un esempio molto semplice, conoscerete tutti la parola gun in inglese, G-U-N, gun, che ha diversi significati. In quel contesto, in quella guerra, poteva significare pistola, fucile, cannone, mitragliatrice. È chiaro che a seconda dei contesti sapere se si sta parlando di pistole, di cannoni o di mitragliatrici faceva una certa differenza. Questi sono rapporti militari, non sono invenzione. E allora avevo deciso di ritradurli. Però, come sempre mi succede, io lo dico anche martello su questo anche ai miei studenti, che vedo qui in qualche modo anche rappresentati, io ho sempre la fissazione di andarmi a ripescare gli originali da cui si è partiti. Quindi sono andato a riprocurarmi i materiali a stampa e, risalendo indietro, ho detto: beh, insomma, ci sono i materiali a stampa, i materiali originali che Lorenz avrà scritto, dove diavolo sono? Allora sono andato a cercarmeli nell'archivio immenso costituito dagli archivi nazionali di Londra, e ho recuperato all'interno degli archivi del Foreign Office gli originali in larga parte di quei messaggi che poi erano finiti a stampa, ma mi sono accorto che c'erano notevoli sorprese. Prima di tutto, non è che in quella rivista che vi ho detto prima venisse pubblicato a Lorenz quello che lui scriveva. Quello che lui scriveva veniva saggiato. Se certe cose non era il caso di dirle, non gliele stampavano. Se certe cose bisognava correggerle, gliele correggevano. Se certi rapporti non dovevano proprio essere portati a conoscenza di nessuno, non glieli stampavano. Oppure poteva darsi che glieli stampassero a loro gusto, con notevole ritardo rispetto a quando li aveva scritti. Andando a recuperare gli originali, mi sono reso conto che i testi di Lorenz originali erano molto, in larga parte, spesso diversi da quelli che noi avevamo visto stampati sulle pagine del bollettino e poi pubblicati dal fratello dopo la morte di Lorenz. Ma che c'era anche un'altra massa incredibile di materiale che non era stata pubblicata e che tuttora non è stata pubblicata neanche in Inghilterra. Io ho cercato di rimettere insieme questo materiale, riordinandolo finalmente in un ordine cronologico basandomi sugli originali e recuperando tutto quello che nella precedente edizione curata dal fratello di Lorenz non c'era. Non ci poteva essere, perché appunto erano documenti coperti dal segreto di Stato. Il segreto di Stato è scaduto alla fine degli anni 60-70 e ora questi materiali sono liberamente consultabili. Quindi, rimettendo tutto insieme, da quello che poteva essere una trentina di contributi che conoscevamo di Lorenz, io sono arrivato a triplicare quasi il numero.
il che rende non solo interessante per chi è appassionato della scrittura di Lawrence leggere altre pagine di sua penna, ma rende anche più chiaro e più comprensibile quello che stava succedendo. In alcuni casi gli eventi raccontati da Lawrence nella precedente edizione saltavano un po' fuori come dei funghi, si faceva difficoltà a capire cosa era successo il momento prima e cosa succedeva il momento dopo. Facendo così è un po' più chiaro tutto, è un po' più chiara la visione che Lawrence aveva di quello che stava facendo, è un po' più chiara l'idea che seguiva in quel suo sogno di costruire la casa dei sette pilastri, che sarebbe stato lo stato indipendente da dare agli arabi. È un po' più chiaro capire anche come si sono svolte in certi momenti le fasi della guerra e gli scontri sul campo. Questo materiale mi ha investito sostanzialmente, mi ha travolto, e sono riuscito a venirne a capo con un paio d'anni di duro lavoro per darne questa edizione che fortunatamente l'amico Luteriani delle edizioni Luni mi ha accolto nel suo catalogo. C'è un altro motivo per cui mi sono reso conto che questo sforzo ha un senso, e magari con questo apro anche poi a un discorso più nello specifico. Da una decina d'anni, anche 15, certa parte degli studi storici su Lawrence d'Arabia, ha preso una piega un po' strana e un po' fastidiosa per chi lo conosce bene come me, che lo studio da 30 anni, ed è una piega che mira a seguire due filoni sostanzialmente. Uno nel quale si dice: beh, ma lui è stato un abile propagandista di se stesso, si è arrogato più diritti di quelli che aveva, ha inventato un sacco di cose che in realtà non aveva fatto, e quindi bisogna un po' ridimensionarlo, sto grande Lawrence d'Arabia in realtà così grande non era. E dall'altra parte si è cominciato a dire: sì, ha fatto così, ed è interessante studiare che ha fatto così perché era un personaggio curioso per problemi psicologici suoi, e quindi è quasi più importante studiarlo dal punto di vista delle sue ipotetiche, perché sono mere ipotesi sul nulla basate, delle sue ipotetiche tendenze sessuali piuttosto che non su quello che ha fatto sul campo di battaglia. Sono due filoni che hanno preso abbastanza piede, soprattutto in ambito statunitense, che sono, a mio modo di vedere, parecchio fastidiosi. Con questa serie di rapporti è ancora una volta di più documentato il fatto che Lawrence non si è inventato niente, e non se lo sarebbe potuto inventare, perché, ripeto, i rapporti che lui mandava arrivavano ai suoi superiori. Lui non poteva dire: oggi ho sconfitto 1000 turchi, e non era vero. Succedeva un putiferio, ovviamente, capite bene che nella stessa organizzazione militare la macchina non avrebbe funzionato. Quindi quello che lui dice è vero, e quello che dopo ha raccontato nei sette pilastri, che da qui prendono molta ispirazione, da questi testi nascono, è essenzialmente tutto vero. Se in qualche modo la letteratura ha ampliato la fama di Lawrence d'Arabia nel caso dell'impresa della guerra araba, la storia qui ci conferma che la letteratura l'ha ampliata a buon diritto. Lawrence era uno dei pochi a poter dire di conoscere bene quel mondo e ad averlo vissuto dall'interno in maniera anche lacerante, per le proprie stesse contraddizioni. Ma lo ha fatto partendo da dati di fatto veri, che qui ritroverete e che si possono ritrovare qui, basandosi proprio sui rapporti manoscritti che lui mandava in giro. Per essere chiari, lui non aveva dietro una macchina da stampa. Lui, quando si trovava a dorso di cammello nel deserto durante le sue spedizioni, tra la conquista di Aqaba o la caduta di Damasco, lui prendeva appunti e scriveva su un taccuino. Poi, a fine della giornata, arrivato al campo, alla sosta, stendeva un rapporto manoscritto. Il rapporto veniva inviato a qualcuno che lo trasmetteva per posta al Cairo, veniva dattilo scritto sulla base di quello che lui aveva scritto a mano, o sulla base di quello che veniva telegrafato, spesso sono anche cablogrammi. Dopodiché, da questo dattilo scritto, che veniva esaminato e verificato, si decideva se stampare qualche cosa. Quindi il procedimento era abbastanza lungo. Però ecco, restituire dignità di storia a quello che Lawrence ha vissuto significa anche restituirgli la dignità di scrittore che merita
indipendentemente da quale possa essere stato poi l'idea che ce ne siamo fatti. Il film Lawrence d'Arabia con Peter O'Toole, che citava all'inizio, è un ottimo film, ma hollywoodiano, è una declinazione hollywoodiana della vita di Lawrence. Recuperare una solida base storica da cui nascono i sette pilastri illumina ancora di più la grandezza di quel capolavoro e ce ne dà, penso, una versione ancora più vera e ancora più toccante da questo punto di vista. Cito solo un esempio per dare un'idea di quanto questi testi siano parte della vita di Lawrence. C'è un rapporto che lui manda a un certo punto a un generale, mentre si trova ad Aqaba. Aqaba è stata conquistata, la conquista di Aqaba è uno degli snodi fondamentali di questa campagna. In questo rapporto Lawrence dice: è successo questo, hanno fatto questo, quest'altro, poi c'è una serie di richieste, manda dei soldi per far questo, manda dei soldi per far quest'altro, e poi scrive: mandami una candela per la motocicletta, perché quella che c'è sulla motocicletta che sto usando non funziona bene e non riesco ad andare in motocicletta. Sapendo come poi è finito, viene i brividi nella schiena quando uno legge quel rapporto, ma si rende conto di quanto in realtà tutto si tiene e tutto è vero all'interno dell'esperienza di Lawrence, che noi chiamiamo Lawrence d'Arabia. E su questo però, fatto il mio dovere di curatore e di traduttore in questo caso, io cedo volentieri la parola per una sicuramente più significativa introspezione all'interno di questi testi. Allora, buonasera. Grazie a voi. Ovviamente, insomma, chi ne sa, chi è il maestro di questa serata è Gatti come curatore, autore ed esperto di Lawrence. Io sono un semplice dilettante, come oramai insomma da anni mi sono specializzato adesso. Come tutti quanti, come dire, gli autori, come tutti, si sente? Sì. Come tutti quanti gli autori, Gatti è modesto, perché questo è un testo destinato nel suo campo a fare epoca, cioè la prima volta che venne tradotto un corpus di documenti che è straordinario, è un corpus di documenti che posseggono gli inglesi ed è un italiano che spiega agli inglesi cosa c'hanno in casa, questo detto come dire in soldoni. E questo per certi versi getta anche un po' una luce su, come dire, i rapporti in patria fra un personaggio come Lawrence e l'Inghilterra, perché Lawrence appartiene, come dire, a quel mondo, diciamo, di eccentrici che agli inglesi, all'establishment inglese piace, purché, come dire, se ne stiano un po' in disparte e non chiedano troppo riconoscimento, perché sono personaggi fastidiosi. Un altro di questo genere era Burton, l'esploratore, quello che entrò per la prima volta, prima Europa, doveva entrare nella Mecca, fare un viaggio alla Mecca travestito da arabo, era uno che sapeva non so quanti fra dialetti e lingue indiane, tradusse il Kama Sutra, insomma non lo fecero arrivare oltre al grado di capitano, mi pare, poi gli chiedono un consolato a Trieste onorifico, non sapendo come disfarsene, però era uno dei grandi, come dire, geni ottocenteschi di quel genere. Lawrence era per molti versi la stessa cosa, voi capirete benissimo leggendo questo come siete di fronte a uno che conosceva, come dire, la Felix Arabia come le sue tasche, ci aveva passato degli anni, aveva fatto delle ricerche archeologiche, ne capiva la mentalità. E quindi tutto questo poi lo metteva anche in contrasto con il sistema gerarchico in inglese. Dice molto giustamente Bagatti che come ufficiale a Lawrence l'hanno promosso, perché non potevano fare diversamente, però lo promossero fino al grado di tenente colonnello, che era in realtà un grado non superiore, i gradi superiori partivano da colonnello, proprio per evitare che potesse dire la sua in un modo più sicuro e più forte. L'unica volta che Lawrence sarà colonnello, si definirà colonnello di Brindisi, mi pare, perché c'era un passaggio in nave
sul Mediterraneo, che appunto dall'Africa l'avrebbe portato in Italia, e siccome in questo passaggio uno che aveva il grado di colonnello era trattato in maniera, come dire, consona al suo grado, lui si, praticamente gli fecero, come dire, un upgrade particolare e gli fecero fare questo viaggio. Quando nel dopoguerra Lorenz rientrò con varie vicissitudini nell'aviazione, eccetera, gli inglesi, l'Inghilterra si trovava di fronte uno che voleva fare l'aviere, ma che però era stato, come dire, un personaggio troppo importante, insomma non sapevano, non hanno mai saputo come comportarsi con lui. E la stessa stesura dei sette pilastri della saggezza è stata molto complicata, i rapporti fra il governo e un personaggio come Lorenz sono stati sempre molto difficili. A questo poi va aggiunto un altro fatto, che Lorenz, pur essendo assolutamente consapevole che quella che si giocava durante la prima guerra mondiale era una partita nella quale gli inglesi promettevano, sapendo già che non avrebbero mantenuto, quindi Lorenz era perfettamente consapevole che c'erano dei patti segreti da cui di fatto poi, con il famoso accordo Sykes-Picot, gli arabi sarebbero stati in qualche modo, come dire, sistemati e rimessi al loro posto rispetto al colonialismo britannico. Però contemporaneamente era anche consapevole che nel momento in cui si scatenava una forza di quel genere si, come dire, modificavano gli equilibri e solo geografici di quella parte del mondo mediterraneo, probabilmente poi non sarebbe stato nemmeno così facile far rientrare tutto. Tant'è vero che poi noi ancora adesso, a un secolo di distanza, paghiamo quelli che furono gli errori e la miopia e, come dire, l'ingordigia, l'indifferenza, spesso volentieri la stupidità dell'Inghilterra e della Francia sul teatro mediorientale. Quando io ho cominciato un po' a interessarmi a Lorenz da ragazzo, prima produzione dei sette pilastri della saggezza, eccetera, Lorenz era in un cono d'ombra, chiamiamolo così, militare, per dei motivi molto semplici. Nel dopoguerra si era sviluppato tutto, il secondo dopoguerra, tutto il fenomeno della decolonizzazione. C'erano nuovi stati, Algeria, Tunisia, Marocco, Siria, e sembrava per certi versi che ci fosse appunto una modernizzazione, chiamiamola così, laico-occidentale, che in qualche modo tendeva a giustificare quello che era successo dopo la prima guerra mondiale. Quindi non c'era, tranne insomma qualche vago accenno che aveva potuto fare un personaggio come Nasser, di una, come dire, unione araba, ma altrimenti insomma c'era un nazionalismo, ripeto, modernizzatore, legato allo sfruttamento del petrolio e così via. E in questa logica appunto la figura militare di Lorenz veniva un po' tenuta ai margini, un po' non più considerata, e invece continuava ad emergere profondamente all'altra parte, quella che Magatti ha prima accennato parlando insomma dell'approccio psicologico, che però è una cosa che, come dire, già negli anni, alla fine degli anni 20 era cominciata. Il più grande, come dire, denigratore di Lorenz in patria fu uno scrittore che si chiamava Richard Hamilton, che, come dire, fece un libro talmente intessuto di menzogne per raccontare le menzogne di Lorenz che spesso e volentieri non sai mai, come dire, quanto di personale ci potesse essere di scontri di questo genere, anche perché era tutta gente che poi apparteneva più o meno alla stessa generazione, con la differenza che Lorenz aveva fatto la guerra in un teatro militare che era completamente diverso e che per certi versi, come dire, ancora permetteva quel concetto, quell'idea di guerra classica, di guerra in cui insomma c'erano ancora le cariche di cavalleria, c'erano ancora
ai colpi di mano solitari, c'era, come dire, il coraggio individuale, che invece i suoi colleghi, i suoi compagni, come dire, di studi, di college, di università, che si erano trovati sul fronte occidentale, avevano avuto un'esperienza completamente diversa, quindi l'idea che qualcuno potesse in qualche modo, come dire, dipingere come un'epopea un'esperienza militare era per loro insopportabile, perché loro avevano invece vissuto l'esatto contrario. C'è un libro molto bello di Robert Graves, che poi fra l'altro è stato anche un grande studioso di miti, che si chiama Addio a tutto questo, e Graves fu a sua volta, come dire, un eroe della prima guerra mondiale, uno che addirittura durante un assalto a una trincea venne dato per morto, uscirono addirittura, come dire, i necrologi sui giornali britannici, e invece, come dire, queste schegge che gli si erano conficcate intorno al cuore non aveva toccato il cuore, quindi poi fu recuperato sul campo di battaglia e salvato. Ecco, se uno legge l'idea che Grace si fa della prima guerra mondiale, è un mattatoio, un scannatoio, qualche cosa dove, come dire, non c'è nessuna speranza di sopravvivenza e soprattutto non c'è nessun senso, si sta facendo della macelleria. Ecco, quindi tutto questo aggiunge alla eccentricità di Lawrence un elemento in più, perché appunto Lawrence si muove su un campo militare dove ancora sono possibili le imprese, dove ancora è possibile l'individualismo e così. Però ripeto, negli anni appunto 60 questa parte viene, come dire, un po' abbandonata, dimenticata, perché quello che interessa è il personaggio Lawrence, è come mai uno che arriva a fare un'operazione di quel genere poi molla tutto, e quindi, come dire, la lacerazione psicologica, il fatto, il tradimento, l'idea che ci potesse essere stato un tradimento militare. Ragazzi accennava alle interpretazioni appunto sessuali, psicosessuali, quest'uomo che non aveva mai avuto compagnie femminili, di cui non si capiva esattamente che tipo di rapporto potesse avere con le altre persone, uno che aveva scelto poi l'anonimato nelle file dell'esercito inglese, che non era particolarmente conosciuto, come dire, per una sobrietà di comportamento, ripeto, nell'esercito, non in un rango di ufficiale o di sottufficiale, cioè proprio la schiera più bassa, quindi la persona raffinata, uno che traduceva Omero dall'Iliade, dal greco all'inglese, uno che insomma aveva scritto un libro di quel genere, quindi tutto questo faceva sì che, dimenticandosi la componente, la parte politico-militare, ci si interessasse alla parte più psicologica. Del resto c'è un libro di Lawrence che si chiama De Mint, che in italiano venne tradotto come L'Aviere Rosso, mi pare negli anni 50-60, e che poi a Lenfi ha ripubblicato, mi pare, come Lo Stampo, titolo del genere, che era proprio l'idea che Lawrence si era fatto di che cosa fosse la realtà militare, cioè una specie di incasellamento in cui tu devi praticamente diventare un numero, una non persona. Dopodiché cosa è successo? È successo che la storia, come al solito, si diverte a ingarbugliare le acque, ha visto che l'Occidente modernizzato del mondo arabo funzionato fino a un certo punto, a metà degli anni Ottanta tutto ha cominciato a imballarsi, quelli che sembravano in qualche modo regimi più o meno stabili hanno cominciato a scuotersi, è nuovamente venuto fuori una sorta di fondamentalismo, è venuta fuori l'idea di un grande mondo arabo, è venuta fuori l'idea che comunque l'Oriente e l'Occidente sono due cose
non destinati ad incontrarsi, è venuta fuori l'idea che ci fosse una via, come dire, orientale, una via araba al mondo arabo, che non necessariamente dovesse invece essere una via del mondo occidentale industrializzato. Allora, tutto questo che cosa ha fatto? Ha riportato da un lato sul tappeto quelle che erano state le scelte appunto del primo dopoguerra, le scelte europee del primo dopoguerra, la trasformazione e la nazionalizzazione di realtà che nazionali non erano, e come dire, l'imposizione di strumenti di democrazia parlamentare in mondi islamici che erano assolutamente strani, l'idea di una religione che in qualche modo, come dire, a livello occidentale veniva ovviamente veicolata in maniera diversa. Quindi tutto questo ha riportato nuovamente sul piatto della bilancia il peso della vicenda militare, e il peso della vicenda militare ha riportato sul piatto della bilancia il peso dell'Orso. Il fatto di non essere un militare di carriera, Lorenz si arruola, come dire, nei servizi segreti, nei servizi di sicurezza, in qualche modo, come dire, viene portato all'interno della guerra da quelli che erano i suoi superiori nel campo dell'archeologia, che a loro volta, quando scoppia la guerra, si ritrovano in quanto esperti di quel mondo ad avere un ruolo e un peso. Però il fatto di non essere un militare di carriera, come dire, gli toglie quella rigidità e quella anche un po' stolidità, l'idea di dover sempre comunque rispondere a degli altri. E il fatto di avere alle spalle degli studi soliti in campo classico gli permette di fare un tipo di informazione che è di gran lunga superiore a quella dei suoi colleghi e dei suoi superiori. Se voi vi prenderete la briga di andare a fare un paragone fra i rapporti di Lawrence e i rapporti che altri ufficiali di pari grado, superiori di grado o diplomatici o uomini politici fanno, vi rendete subito conto della differenza. Cioè, qua c'è uno che non solo ha ben chiaro quali sono le forze in campo, ma che ha poi una sensibilità, ha un occhio per il paesaggio, ha un occhio per le abitudini, ha un occhio per le consuetudini, ha un occhio soprattutto per quello che è lo spirito arabo. Lorenz è perfettamente consapevole che, come dire, non si può trattare l'arabo come ci si tratta fra europei, che quello che per un europeo è importante per l'arabo è assolutamente trascurabile, che i concetti di onore, fedeltà, amicizia sono completamente diversi, e il non capirli provoca poi, come dire, guasti terribili. E quindi in questo Lorenz è abilissimo a cercare di dire: guardate, dovete comportarvi in questo modo, la cosiddetta, come dire, il fatto di non poter fare affidamento sugli arabi va spiegato, va detto chiaramente, perché poi in realtà c'è una fedeltà appunto clanica, di ospitalità eccetera, che riscatta quello che può essere invece, come dire, il gusto del bottino, il gusto del saccheggio, il gusto che comunque quelle guerre per l'arabo in quel momento sono delle guerre circoscritte, si combatte quella battaglia e poi si ritorna al proprio campo, si ritorna alla propria famiglia. Insomma, lui da questo punto di vista dà tutta quanta una serie di indicazioni ben precise che non sempre, anzi le quasi mai poi i suoi superiori ne faranno tesoro, perché la incapacità inglese di trattare il mondo arabo mai sarà così evidente come in quel periodo. Diceva giustamente Bagatti che molte delle cose che sono in questi dispacci
verranno riprese, alcune addirittura pari pari nei sette pilastri della saggezza, perché ci sono, perché, proprio perché c'è una capacità di scrittura, perché Lorenz è un grande scrittore, cioè è uno dei grandi scrittori del Novecento britannico, là i sette pilastri della saggezza è uno dei grandi libri novecenteschi, perché c'è, come dire, questa capacità anche di stupore, questo senso, come dire, dell'amicizia, della frugalità, del fare una cosa insieme, dell'impresa, che come dire, affascina. È una grande, come dire, lettura per giovani, dal punto di vista anagrafico, era una grande lettura per giovani da un punto di vista esistenziale. Un grande scrittore francese, la Francia ha sempre avuto con Lorenz dei rapporti complicati, perché quello che faceva Lorenz per gli inglesi, c'erano degli agenti, degli ufficiali francesi, dei capitani, Bremont e altri, che lo facevano invece per la Francia. La posta in gioco era la spartizione della Siria, dove quella che veniva dominata, la Grande Siria, dovesse poi essere sistemata, se sul potere inglese oppure sul versante di protettorato francese. Quindi per i francesi Lorenz era fondamentalmente, come dire, un avversario, un nemico, qualcuno da screditare. Però c'è un grande scrittore francese che si chiama André Malraux, che millanta addirittura, perché sono questi casi curiosi di mitomania, e Malraux è un mitomane, come dire, allo stato puro, cioè un costruttore del proprio mito, e nella costruzione del proprio mito rientrano anche degli incontri con Lorenz che al 90% non sono mai esistiti. Però Malraux scrive un libro, una biografia, che si intitola Le démons de l'absurde, il demonio dell'assoluto, che è una biografia di Lorenz d'Arabia non finita, ma è una biografia corposissima, una biografia di 400-500 pagine, e questo dà anche poi l'idea un po' dell'ossessione di Malraux per il personaggio. Bene o male appartenevano alla stessa generazione, cioè Malraux era più giovane, quindi non aveva fatto in tempo a fare la prima guerra mondiale, ma insomma sono quei 10 anni di differenza che possono passare. Proprio perché mitomane, proprio perché sedotto dall'avventura, i grandi romanzi di Malraux sono La condizione umana, I conquistatori, sono romanzi ambientati nella Cina degli anni 20, che si riscopre comunista e vuole, come dire, scrollarsi di dosso anche lì il peso delle potenze occidentali, sono legate a una concezione della giovinezza che Malraux costruisce proprio intorno a lui. Perché per Malraux Lorenz è il tipico, come dire, esponente di una estetica della giovinezza che non è appunto soltanto anagrafica, ma diventa proprio un modo comportamentale, e Malraux lo spiega con grande finezza di scrittore, perché tutto quello che Lorenz fa nel corso della sua vita sono, come dire, tutti gesti adolescenziali. La traduzione dell'Iliade significa, come dire, quelle cose che si fanno da ragazzi quando ci si appassiona ai grandi poeti, ai grandi classici, si vorrebbe rifarli e così via. Una impresa del genere della rivolta araba è un qualche cosa che appassiona chi? Appassiona uno che ha 18, 20, 22 anni, che vorrebbe cambiare il mondo e così via. Il rimanere fedele a queste idee al punto addirittura da, come dire, seppellirsi nell'anonimato per non essere accusato di tradimento è un altro grande tipico tema adolescenziale, la paura di in qualche modo deludere i tuoi amici, i tuoi compagni,
la gente, i ragazzi che con te hanno fatto delle cose. Ecco, Malraux ricostruisce da questo punto di vista, a mio parere, in maniera perfetta, una forma, come dire, una, appunto un'estetica della giovinezza non anagrafica, ma proprio quel sentimento che fa sì che poi personalità di questo genere non siano mai a loro agio nella vita di tutti i giorni. Anche la velocità è un altro elemento tipico per certi versi della volontà di vivere, come dire, la vita a un ritmo tale da bruciarla. Come diceva prima Magatti, Lorenz muore in un incidente automobilistico su cui poi scorrerà negli anni 30 un sacco di inchiostro giornalistico, perché si parlerà di un incidente in qualche modo, come dire, voluto, si parlerà del fatto che Lorenz potesse tornare a fare politica negli anni 30 in Inghilterra, si parlerà di supposte amicizie con esponenti della destra e dell'estrema destra inglese, insomma tutte congetture che però raccontano poi l'impossibilità o la difficoltà di ricreare e di comprendere un personaggio di questo genere, che poi era un personaggio, se lo si va a guardare da un punto di vista fisico, noi abbiamo ovviamente l'idea di Lorenz che abbiamo negli occhi è quella di Peter O'Toole, che è stato a sua volta uno dei grandi e dei bellissimi attori del Novecento. Lorenz era una figura piccola, aveva questo mento appuntito, fisicamente non era imponente, quindi questo aggiunge, come dire, fascino al personaggio, perché significa una capacità di far dimenticare quella che è la realtà rispetto a quella che invece è la leggenda. Ecco, ci siamo ancora, abbiamo ancora 5 minuti. Niente, io vi ho annoiato abbastanza e mi fermo qui. Se voi avete qualche domanda da fare, ovviamente, professor Bagatti, siamo ben felici. Ripeto una cosa, è un libro molto importante, è un libro che segna uno spartiacque nella storia degli studi militari su Lorenz e degli studi militari sul Medio Oriente, e che comunque sia un qualche cosa che avviene in Italia dal punto di vista editoriale una volta tanto, sì, ci rende orgogliosi della cosa. Grazie. L'accordo Sykes-Picot, perché ce lo portiamo avanti tuttora, se ci può dire il contesto. È abbastanza semplice la questione. La questione è abbastanza semplice. Gli inglesi si rendono conto che da soli a sconfiggere i turchi non ce la farebbero. E le batoste che prendono a Gallipoli, la più nota, e a Kut, la meno nota, sono abbastanza da fargli capire che hanno bisogno dell'aiuto anche dei francesi. Con i francesi devono spartire qualcosa. E i francesi hanno in testa, come un'ossessione all'epoca veramente poco comprensibile, di impadronirsi della Siria, che non esisteva neanche. Gli arabi non conoscevano nemmeno la parola Siria, era una parola inventata dagli europei. La Siria era un contenitore geografico, ma per gli arabi era un mondo completamente variegato e diverso. Quindi, a monte dello scoppio della prima guerra mondiale, gli inglesi cominciano a prendere accordi con Hussein, che allora è il custode della Mecca dei luoghi santi, quindi la più alta figura tra gli arabi, per trascinare gli arabi nella guerra insieme ai francesi. E c'è un accordo a monte di tutto questo tra inglesi e francesi su una spartizione successiva alla guerra, se la guerra fosse finita positivamente. Gli inglesi avrebbero preso una certa parte di territorio corrispondente grosso modo a quello che oggi è l'Iraq, la Mesopotamia, diciamo, quella che veniva chiamata allora Mesopotamia. Allora i francesi sarebbero presi la Siria e agli arabi sarebbe rimasto quello che sia gli inglesi che i francesi consideravano un territorio non importante, che è l'attuale Arabia Saudita, sostanzialmente. Non tutti gli inglesi sapevano di questo accordo. La Palestina è un caso successivo.
non tutti gli inglesi sapevano di questo accordo, non tutti i francesi lo sapevano. Lawrence l'aveva subodorato, perché era troppo furbo per non aver capito come andavano le cose. Ne ha parlato lui stesso con Hussein di cosa sarebbe successo dopo la guerra, e Hussein era molto chiaro dicendo: noi siamo pronti a riconoscere quello che dobbiamo di gratitudine ai francesi e agli inglesi, non ci sono problemi, ci metteremo d'accordo. Non abbiamo nessun problema a far sì che venga formata una qualche enclave ebrea in territorio della Palestina, che allora non esisteva ancora. Ci troveremo d'accordo, dice Hussein, con gli ebrei, in fin dei conti condividiamo molte cose, non siamo lontani. Ancora la vedevano così. Il Libano rimaneva sotto una zona di influenza francese più per Beirut che per altro, e questo a discapito totalmente di quello che invece Lawrence pensava, che era l'unità di un'unica nazione araba sotto la guida degli arabi, che poi diventerà il pasticcio sostanzialmente. Quando alla conferenza di pace di Parigi passa questa linea, ed è emblematico lo scontro che c'è tra Clemenceau, il tigre, il presidente francese, e Faisal d'Arabia, il condottiero che porta avanti la rivolta araba, quando discutono tra di loro sulla sistemazione geografica, i francesi, Clemenceau gli dice: ma noi vogliamo la Siria perché noi abbiamo fatto le crociate, che è un argomento abbastanza strano da portare avanti nel 1919 quando la guerra è finita. E Faisal in maniera molto pungente gli risponde: sì, ma le abbiamo vinte noi le crociate, non le avete vinte voi. Così come parallelamente, per giustizia va detto, quando i turchi, vedendo che le cose si mettevano male, cercano di rappacificarsi con gli arabi e dire: via, ma troviamo un accordo ora in fine di guerra per non pestarci i piedi, in fin dei conti arabi, turchi, non siamo tanto lontani, non ci separa questa grande distanza, Faisal nello stesso modo pungente gli risponde: sì, ma ci separano 3 milioni di armeni morti, che voi avete ammazzato e che noi invece cercavamo di non far fuori. Quindi è in questo garbuglio che nasce il pasticcio. Tant'è vero che uno storico inglese, tra i più autorevoli, che ho citato anche in questo libro, parlando della pace di Versailles, della pace di Parigi del 1919, che doveva essere la pace che poneva fine alla prima guerra mondiale, che era stata detta la guerra che faceva finire ogni altra guerra, dirà che quella pace è la pace che ha posto fine a ogni altra pace, perché da lì in poi pace in quel contesto non c'è più stata. A 101 esatti anni di distanza, oggi, anche per questo vengono i brividi a rileggere Lawrence, l'esercito turco ha girato la faccia e guarda Damasco, da cui è stata scacciata 101 anni fa da lui. I turchi hanno rimesso piede in Siria e arriverebbero molto volentieri a Damasco per riprendersi. E i territori dove oggi ci battiamo sono gli stessi territori dove si è battuto Lawrence con l'esercito arabo. Questo è il contesto. La Palestina è uno strano caso di un territorio che gli arabi offrirebbero ai coloni israeliani, solo che i coloni israeliani che arrivano fanno come la barzelletta dell'uomo, non so se la conoscete, quando c'era un uomo e il cavallo non aveva nessuna voglia di farsi cavalcare. A un certo punto, davanti a un fiume, un uomo dice a un cavallo: dai, fammi attraversare il fiume sulla tua groppa, dopo scendo subito, faccio, perché se no non ce la faccio da solo. Va bene, ok. Attraversano il fiume, l'uomo a cavallo, sopra il cavallo, arrivati alla parte di là, il cavallo dice: beh, ora scendi. Dice: sì, scendo. Perché? Hop, vai. Ormai sei a cavallo. Questo è stato il tutto complicato dal fatto che gli attuali israeliani la terra su cui mettono piede se la tengono come propria e non la vogliono mollare a nessuno, e gli israeliani faranno la guerra con gli inglesi per questo, e dal fatto che inglesi, francesi, arabi, israeliani, all'epoca della prima guerra mondiale nessuno, per ovvi motivi, si era reso conto o sapeva che la parte meno importante, che era l'attuale Arabia Saudita, galleggiava sul petrolio. Non lo sapevano. Pensavano che il petrolio fosse in Mesopotamia, a nord, in Uzbekistan, a Baku, dove ce l'avevano i russi, e basta. Se avessero saputo che l'Arabia Saudita attuale galleggiava sul petrolio, forse agli arabi neanche l'Arabia Saudita li avrebbero lasciato, se la sarebbero presa molto volentieri. Quindi, per dare un po' un quadro, sommario. Sofia,
prego. Una domanda, se... Cerco di rispondere il più velocemente possibile. Okay. Spero di fare in modo possibile. Requisitando tutto il materiale, lei ha trovato un filo conduttore che, diciamo, ha indirizzato i vari snellimenti dei rapporti? Sì, c'è un, filo, c'è un filo conduttore. Cioè, da parte di coloro che devono stampare i bollettini. Sì, l'establishment militare, cioè l'organizzazione militare, seguiva delle regole di logica militare. Non è detto che io debba far sapere esattamente tutto quello che accade, perché alcune cose me le posso tenere, mi serve strategicamente. Perché tanto poi qualcuno che chiacchiera c'è sempre, anche se la cosa gira fra 20 persone, qualcuno che la dice la persona sbagliata c'è di sicuro, a cominciare dai francesi. E quindi in questo senso c'è un filo rosso, c'è una valutazione di quello che è appropriato, di quello che quello non è appropriato. Ovviamente, diciamo come cappello generale allo snellimento, però dicevo, c'è forse qualche tematica precisa che è più questa preoccupazione è il non metter piede in questo accordo Sykes-Picot, ecco, è anche diciamo questo, è anche questo. Tant'è vero che Lorenz scrive il suo primo saggio fulminato, cioè, ma strepitoso. Esattamente. Lorenz scrive il suo primo saggio sulla Siria, che è quello che sta quasi all'apertura di questo volume, che è un saggio capitale ancora oggi. Lo scrive nel 15, loro glielo pubblicano nel 17, due anni dopo sul bollettino, facendo le viste che fosse stato così dimenticato, perché le cose che diceva erano troppo importanti. L'urgenza ci... Questo libro è andato? No, ora spero che ci vada. Allora, io, i testi in inglese ce li ho già, quindi se trovo un editore inglese saranno contenti. Tutto la fiducia che ce l'ha. Ringrazio, trovate allo stand Luni. O anche qui fuori. Luni o anche qui fuori sul tavolo. Grazie a tutti voi. Grazie.